stabilità, grassezza, gusto, non ci capisci più niente. Questo è uno sballo, questo è proprio da vedare, mi dispiace signori, potete anche denunciarmi. Vi dico una cosa, invitate qualcuno a cena, volete fare proprio i pavoni, così vi allargate tutta la rota, così. Che figurone che fate, se no vedeste i colori impazziranno i vostri amici. Io oggi veramente sono un po' emozionato perché faremo il Wagyu, ma che Wagyu? Una 5 Ozaki proveniente dal Giappone, una cosa stupenda, per evento, per una cosa importante. Avete sentito parlare di sto Wagyu e mo so, mangiamo come Cristo comanda. Prima di tutto vi faccio di tutti gli altri ingredienti, perché qua oggi giochiamo bene, ci divertiamo alla grande. Per la salsa, aceto di riso, salsa di soia, peperoncino, aglio e il verde del cipollotto. Poi faremo un contorno con il bianco del cipollotto, l'avocado, il lime, il cetriolo e il pomodoro. Poi faremo una melanzana arrostita con le alghe wakame. Poi un peperone con cipolla e un po' di aceto di riso. E poi delle zucchine grattugiate, semplice, come piacciono noi italiani. Olio buono, extravergine d'oliva, sale e pepe. La carne, l'avete vista? Ora faccio vedere. Guardate qua, arriva con sto cofanetto. E già qua capisci il pregio, zac, si apre, tradac, qua che cosa c'è? C'è il certificato, cioè qua c'è scritto il padre, la madre, il figlio, quando è nato, quando è morto, tutto quanto, guardate come è fatto, quindi fiorentineria certifica con documenti giapponesi che questa carne proviene da quell'allevamento, è quella marezzatura, cioè il top, la 5, perché va da gradi a 1 a 5, il massimo è a 5. E la cosa più importante è che Fiorentineria ha la selezione di questa Ozaki Beef. Che vuol dire? Che è l'unica carne di Wagyu a cui è stato dato il nome, il cognome anzi, dell'allevatore, perché i giapponesi sapete come sono fatti, tutti quanti precisi, ordinati, sono come fatti come noi, eh? Hanno visto che i metodi di allevamento di quello che dà da mangiare a questi animali è un qualcosa da celebrare con il suo cognome e quindi si chiama Wagyu Ozaki. Spero che ho detto bene, scusate amici miei giapponesi. E sotto il certificato c'è lei, questa costata, guardate che bella. Quanto pesa? Pesa 638 grammi. Già lo so, qualcuno sa domandare il prezzo. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Io poi adesso vi racconto un po' di storie, perché io sono stato qui. Io sono stato proprio invitato insieme a un mio collega, un grandissimo collega, un 3 stelle Michelin, cioè più dei ristoranti, Enrico Bartolini, proprio nella regione di Kobe. Abbiamo fatto questo viaggio. E abbiamo visto come allevano questi animali. Poi vi racconto un po' di cose. Guardate l'amarezzatura. Come sempre vi consiglio di tenerla un'oretta fuori dal frigo prima di grigliarla. Quindi questa qui adesso la mettiamo da parte. E noi prima di tutto facciamo i nostri contorni. E la mettiamo qui nella sua culletta. Bella passerotta, piccola. E' qua, eccote qua. Vai, chiudo il cofanetto. Guardate qui. Oggi mi sono data pazze spese, eh? Pure i ciotolini, perché poi sono malato io per queste cose. L'ho tutto coordinato. Allora, iniziamo dalla salsa di soia, quindi io vi consiglierei una salsa di soia con poco sale, ci sono nel mercato. Poi qui metto un po' di aceto di riso, quindi acidità e dolcezza dell'aceto di riso, perché aggiungono un po' di zucchero all'interno. E avete la sapidità della salsa di soia, ce l'avete presente? Aspettate. Peperoncino, così, e lo tagliamo a pezzettini più piccoli, perché la ciotolina è molto piccola, quindi dobbiamo farlo proporzionato alla grandezza della ciotolina. Eccola qua, quindi acidità, sapidità, dolcezza, abbiamo detto. E poi che cosa abbiamo? L'aglio. Metteremo dei pezzettini di aglio in questa salsa. Allora, io vi racconto un po' quel viaggio che ho fatto in Giappone, meraviglioso. Ci hanno fatto correre come disgraziati, perché vi dico, ci hanno fatto tutto il programma e non ci abbiamo mai avuto un minuto di tempo libero. Eravamo super super impegnati con loro. Era tutto cronometrato, anche l'uscita dalla metropolitana era cronometrata. Taglio sottile sottile sottile, lo voglio far vedere, non voglio fare la cremetta, questo è più che sufficiente. Quindi abbiamo tutti questi profumi. Qualcuno mi dirà, ma perché non hai usato l'olio d'oliva, non hai usato così? Già è grassissima quella è grassissima, più di 200 grammi a testa, non lo mangiate perché vi sazia. Avete presente, se io vi metto un etto di prosciutto davanti e un etto di lardo,
dopo un po' il lardo non ce la fate più a mangiarlo. Quella è la stessa cosa, è molto grassa, va mangiato nella giusta quantità, perché sennò mi stucca, s'allappa tutto, mi ferma tutto, non diventa più un divertente, deve essere un assaggio. Quindi la comprate, la condividete con 3-4 amici e fate questa esperienza, quella che sto facendo oggi io con voi, perché è la prima volta che mangio questo tipo di paglio o zaki, ok? Oh, ma dove, chi ve fa provare queste cose? Voi dovete iscrivere, solo qua su questo canale di questa robetta, roba buona, roba bella, ragazzi, iscrivetevi! Aggiungiamo il verde del cipollotto pure, così, un po' di freschezza. Mescoliamo. Quindi quando avrete quella bocca che la sentite un po' troppo grassa, con un po' di salsetta la bagnate la carne e ve la mangiate, sarà un piacere unico. Il bianco del cipollotto lo usiamo per fare una sorta, tra virgolette, di peperonata. Io sto immaginando e ho fatto tutti quanti dei contorni, in questo caso, che siano giusti per questa carne, perché lei è quella importante. Cioè, quando spendete, investite una cifra per fare questa esperienza, lei dovete dare il massimo, dovete saltare, no? È come quando uscite con una bella donna, gli fai tutti quanti aprire la porta, gli servite voi il vino, l'acqua e tutto quanto il resto. Quindi dobbiamo gratificarla, sempre. Un goccio di olio. Oggi ho usato uno dei top oli d'Italia, Franci. E questo è il delicate, e questo ci faccio anche la maionese, viene una maionese perfetta, buonissima, non è mai aggressivo. Cipollotto, peperone già lavato, non potete capire questo peperone che consistenza c'ha. Lo faccio sentire? Guarda, è fresco, scrocchia come le patatine fritte, quelle comprate dentro al sacchettino. È una cosa pazzesca. Oggi sono andato da Sandrino e ho detto dammi quello che c'hai, che è staccato stamattina. E così è stato. Lo voglio fare un taglio così, tipo allo sangue, queste qua, così, vai, in questa maniera, che rimane un po' sotto i denti, è freschissimo, è rosso, normalmente il peperone rosso è anche più digeribile. Io ce la sto mettendo tutta, per dirvi, andate al mercato, spendete di meno, mangiate meglio, fatelo, che questo è il futuro, ragazzi, è il futuro, è il mercato, da quelli che producono e mettono sul banco. Con 24 ore ci avete il prodotto freschissimo sopra il banco. Levate i filamenti bianchi se ci sono e continuate così. Sto per bruciare la cipolla. Aggiungete un po' di acqua e così vi dà un pochino più di tempo. Vi consente che si stufa meglio, si brasa meglio la cipolla e vi dà un po' più di tempo così per tagliare i peperoni. E questi sono i nostri peperoni. Eccolo qua, così. Mettiamo un pizzico di sale. Ci metto anche qui un goccino di aceto di riso. Guardate che consistenza ha questo aceto. È un po' dolce, è quello che si usa anche per condire il riso da sushi. Gradevole, acido ma dolce. La melanzana. Questa la facciamo alla griglia. Però prima di farla alla griglia la mettiamo sotto sale. Taglio una bella fetta, non troppo sottile, un po' spessa. Così. Così. Metto dentro il crusco la pasta con un po' di sale, sale e sale. Faccio anche delle piccole incisioni per permetterla di cuocere più velocemente, perché essendo così alta, vai, così. Dobbiamo prevenire, no? Ecco qua. E la lasciate così, che perde un po' di liquido e di amaro. Mo lo so, già mi stanno a mandare le maledizioni. Ma dove vado a trovare qua roba? Dove la compro? Oh, al male che vada, ragazzi, compratela online, io ve lo dico. Queste qua sono alghe wakame. Vedete? Costano all'incirca 3 euro sto pacchettino. Le metto dentro l'acqua, così si ridratano. 4-5 minuti le lasciamo là dentro. Perché le uso? Perché ricorda il mare. E voglio fare questo abbinamento con la carne, che questa sapidità particolare, accentuata, ricca di iodio, che ti dà una botta di freschezza in bocca, perché qui deve essere un gioco, ti ingrassi e ti pulisci, ti ingrassi e ti pulisci, ma però fatto sempre con gli stessi contorni, due palpebre, invece è così, cioè avete 4 contorni che potete divertirvi, quindi mangiate, non è sempre solo zenzero, agrodolce e il wasabi, qua no. Qua si sbizzarrimo, ragazzi, mica siamo così quadrati noi, si sbizzarrimo. Guardate in 20 secondi che cosa è successo, guardate, guardate. Sono diventate verdi, piano piano si stanno facendo sempre più larghe, più grandi. A me piacciono da morire, queste pure in mezzo all'insalata sono buonissime.
I peperoni per me così vanno benissimo, non li voglio stracuoce, deve rimanere la consistenza, deve essere croccante. Trac, 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 se li senti sotto i denti. E che cetriolo, ragazzi miei, eccolo qua. Questo è sempre l'amico mio Sandrino. Lo pelo, se vi piace con la buccia, mangiatelo con la buccia, fate come pare a voi. E adesso facciamo un'insalatina, divertente questo, anche perché è un modo anche di sperimentare cose nuove, di divertirsi, di creare l'evento, create l'evento dentro casa, di assaggiare un qualcosa di nuovo, dove vi potete sbizzarri, divertire, con tutti i vostri amici o i vostri parenti. Taglio a metà i semi, li levo, ok, così. Guardate, oggi c'è pure il coltello stile un po' orientaleggiante, quello dei amici miei da coltelleria Frontani. Eccoli qua, di scarperia però so. Vai, facciamo dei dadini, non troppo piccoli, così, si devono sentire sotto i denti. Un bel pomodoro questo. Eccolo qua, taglio. Guardate che bello, guardate che spettacolo, tiè. Esteticamente non è bellissimo, guardate questo pomodoro, è un po' macchiato. E questo, guarda, un po' crepatello così, ma avete visto quanto è rosso dentro, bello maturo? Questo è del contadino, non è quello perfetto che possono raccogliere con la macchina e li fanno con la pelle dura dura così non si rovinano, ok? E lo metto qua dentro. Metto anche il cetriolo, eccolo qua. Lime, massaggiamo un pochettino, schiaccio. Così, e richiamo tanto 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 succo, vedete da un pezzettino quanto succo è uscito fuori? Un pizzico di sale e poi un pezzo di avocado, così. Maturo ma non stramaturo, poi andiamo avanti i cavoli poi a Max, mamma mia, che pizza! E lo so, che devo fare? Voglio fare così, voglio fare bene questa ricetta. Deve essere perfetta, vai così. Per voi sono il meglio, da casa Mariola, sempre. Taglio a fette, così, e poi tagliamo a dadini. Vedete? È maturo proprio, guardate, non si spappola, solo la parte quella più verde, quella esterna. Dadini, dadini. Pensate all'insalatina questa che è buona. Ed ecco qua il nostro avocado. Un goccino d'olio, poco poco perché già abbiamo l'avocado, e adesso gli diamo una girata come si fa a casa, così. Assaggiamo un po' se è buono. C'ho una fame. Due fettine, tanto per gradire, così. Vai, zac e zac. Bene? Vedete? Ha perso un po' di liquido. Guardate, guardate qua, guarda qua, camera umana. Guarda, l'acqua che ha perso. E adesso la ungiamo leggermente. Una sola, e qua così. E ecco qua. E lo mettiamo sulla griglia. Così. Ma ricordate quant'erano? Guardate quanto sono diventate. Più dei fagioli, visto i fagioli che fanno? Così, mescoliamo bene. Queste vi dicevo, anche in mezza insalata, quella normale che fate a casa, due foglioline così, sono buonissime, danno sapore all'insalata, fantastico, io l'ho fatta più di qualche volta. Adesso, due zucchine romanesche, DOC, eccole qua, lavate e le grattugio, così. Vedete con che grattugia? Una abbastanza grossa. Ci mettiamo un altro po' di succo di lime, ecco qui, un po' di sale, un goccetto d'olio, eccolo qua, e poi gli diamo una bella girata, così. Assaggiamo? Stiamo assaggiando tutto qua, dai. Buona. Vediamo questa messa alla melanzana, vai. Bella. Bella, 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 che soddisfazione mi dà sto barbecue. Saluto pure gli amici dei Fogher, veneti, guardate che barbecue che fanno, bravissimi. Zucchine, le mettiamo qui. Insalatina di avocado, cetriolo, lime e pomodoro. Peperoni. Guardate che bella sta ciotolina, con tutti i gattini dentro. Clicco qua. Lo zenzero, quello che si usa per mangiare il sushi. Adesso lo trovate dappertutto, trovate. Dai supermercati ci stanno quelli che fanno il sushi, quindi lo vendono, non vi preoccupate. Guardate che bello, guardate che belle fette, belle grandi che so. Proprio fatto bene questo zenzero. Al massimo, quando andate a mangiare sushi, lo rubate un po' dal piattino, capito? Lo fate portare, me le porti un po', un altro po'. Mettete la bustina e lo porti a casa. E adesso le melanzane. Eccole qua.
le taglio a cubetti, le condisco qua dentro, olio, le alghe wagame, eccole qua, così dal sale, guarda che insalatina vi ho fatto, mannaggia. Vi dico una cosa, invitate qualcuno a cena, volete fare proprio i pavoni, così vi allargate tutta la rota, così. Ma che figurone che fate, se no vedete sti colori impazziranno i vostri amici. Io voglio assaggiare, sono curioso. Oh, ma io devo ringraziare. Mi hai fatto certe mani. Voi ricordate i cofanetti sperlari? Mi sembra come là. I cofanetti sperlari scendeva dall'aereo, dall'elicottero anzi, quei cofanetti. E qui adesso è la cosa che ci vuole meno tempo di tutte a farla. Ci vuole un po' più soldi di tutti per comprarla, però vi dà una soddisfazione unica, perché non ci vuole niente a cucinarla. Quando vi dicevo sono stato ospite proprio nella regione di Kobe, perché poi a secondo le regioni il wagyu prende il nome della regione, ok? Che cosa ho fatto? Ho fatto una degustazione e c'era questo maestro di taglio giapponese che sezionava questa carne. Era un malato vero, vi dico soltanto una cosa, era più grande di me, c'era avuto 70 anni questo qui, quindi ha preso la metro insieme a me e gli ho detto se vuole accomodare. Quello non si è voluto mettere seduto, lo sapete perché? Altrimenti si sbalcivano i pantaloni sulle ginocchia, quindi mi ha fatto il segno, mi ha fatto capire che si sbalcivano i calzoni. Vi dico soltanto questo, pensate come sono belli, rigidi. L'ho mangiata in vari modi questa carne, l'ho mangiata a shabu shabu che è dentro un brodo con degli aromi, l'ho mangiata in mille maniere. La cosa che vi torno a ripetere è che non ne potete mangiare più di 200-300 grammi. E lì in quella serata c'era di tutto di più, potevo mangiarmi quello che volevo, però mi sono fermato a un certo punto, non ce la facevo più. Vedete qua c'è sto pezzettino di grasso in più che esce un po' fuori dalla costata, no? Io lo taglio e guardate che faccio. Loro fanno così. Ungono la piastra, lasciano il grasso così, con il grasso di wagyu. Allora, perché così non si altera il gusto della carne? È intelligente questa cosa, è giustissima. La lascio qui, così lui cola e continua a ungere la nostra piastra. Prendo, non c'è bisogno di ungere, ma guardate com'è sta carne, è pazzesca, guardate, guardate la merezzatura. Complimenti a Fiorentineria, perché ci dà anche un certificato, quindi diffidate di chi non vi dà nessun documento, perché non potete comprare una carne che costa 400-450 euro al chilo e non c'è nessun documento insieme a lei. Qui deve diventare caramellata sotto, se deve fare proprio la crosticina, non fate la stupidaggine che la girate subito, aspettate, pazientate un attimo, nel frattempo arrivo subito a birra, dai! Io qua ho scelto di bere la Bianca Lancia, eccola qua, questa è di birra Flea, perché è leggera, leggermente acidula e quindi la trovo perfetta per questa carne. 5 gradi, bassa di gradazione come birra artigianale, schiuma sempre bella compatta, assaggiamo. È il giusto abbinamento per una carne così. Siete pronti a guardare questa meraviglia? 1, 2, 3. Basta. La metto in sospensione un pochettino. Ci metto adesso un po' di sale. Qua, mi raccomando, il sale deve essere quello buono. Questo è il sale di Mozia. Quanto l'avrò cotta? 2 minuti totale? Quello, non di più. Per goderla al meglio, signori che mangiate la carne stracotta, fatevi, non lo so, uno straccetto, però questa non si può stracuocere, mi raccomando. Dopo un paio di minuti la levate dalla gradella dove l'avete messa in sospensione e la potete tagliare. Questo è il momento che ti batte il cuore, guarda, il momento del taglio. Avrò azzeccato la cottura? Vediamo un po'. Mamma mia. Mamma mia. Assaggiamo? Un qualcosa di... niente, avete sentito? Scende da solo. Mamma, è una cosa che non si può spiegare. Sembra come una gelatina per quanto è
talmente facile da deglutire, sembra che non mastichi niente, sembra che fosse come se fosse una gelatina, veramente nel vero e proprio senso della parola. Complimenti un'altra volta al signor Ozaki-san. Complimenti, il signore che ha dato il nome a sto paglio, stupendo. Guardate la fetta, guardate qua dentro che roba, spettacolare. La cosa fondamentale è la crosticina esterna, perché con la crosticina esterna che cosa vedete? Questa sensazione croccante dentro, morbido, succulento. Altro che il grissino, tia, questa qua la metto così per far vedere la crosticina. Spettacolare. Metto un po' di questa salsa su queste prime fette. Così, lasciamo un po' d'erbette qui su. Poi, se volete, potete tagliarla anche più sottile. Fate voi. A me piace sentirla la ciccia, quindi così va bene. Io, queste briciolette, faccio così. Guardate, che vuoti che fa? Sembra che ti danno due pizze, da una parte e dall'altra, capito? Quindi c'hai sapidità, grassezza, gusto, non ci capisci più niente, stai un attimo, lo sballo, questo è uno sballo, questo è proprio da vietare, mi dispiace signori, potete anche denunciarmi. Volete fare un viaggetto in Giappone spendendo di meno? Ecco, ordinata la carne, un bel wagyu Ozaki dal nostro amico della fiorentineria. Alla nostra ragazzi.